3-4 giugno la protezione civile raggiunge un traguardo importante. 25 anni, nata nel lontano 1998, siamo qua col presidente del sodalizio di Varese, Rosetta Martino. Tante cose sono state fatte in questi anni. Sì, tante cose sono state fatte, tante cose speriamo di poterne fare ancora. Abbiamo un gruppo compatto e diciamo che lavoriamo bene tutti assieme. Come protezione civile abbiamo fatto diversi interventi, sia all'Aquila, sia nell'esondazione dell'Orco, quando abbiamo avuto delle frane, insomma ci siamo dati da fare. Siamo un gruppo unito, aiutiamo quello che possiamo per la gente, nel nostro paese cerchiamo di fare di tutto, ci teniamo sempre disponibili per tutti. Offriamo anche un servizio di servizio per gli anziani, trasporto anziani, dove li portiamo per fare visite a domicilio, ecco. Quindi ci rendiamo utili anche per loro. E che dire, siamo felici di aver raggiunto i 25 anni e speriamo di farne altri 25 con tanti volontari. Un impegno importante è quello della protezione civile, che appunto, come hai detto tu, si occupa sia del trasporto delle persone che dei bisognosi, persone che hanno bisogno, sia appunto sul campo. Tu hai ricordato l'Aquila, ma non solo, quindi i vari alluvioni, Reggio Emilia, impegnati sempre anche a fianco del COM in aiuto delle situazioni che purtroppo si trovano a verificarsi. Esatto, anche perché adesso la protezione civile non agisce più da sola. La protezione civile è coordinata da un coordinamento che è a Torino, e abbiamo il nostro dipartimento, che noi l'abbiamo a Druento. Praticamente quando parte la chiamata da Druento siamo tutti attivi e disponibili. Rivara fortunatamente ha dei volontari che si sono sempre resi disponibili, sia per il Reggio Emilia, per Pieve Torinese, per la Liguria, per tutti i posti dove siamo stati convocati, diciamo così. Da quel lato lì non possiamo agire da soli, dobbiamo avere la chiamata, diciamo, dal nostro coordinamento. Il coordinamento è praticamente un insieme di tutte le associazioni che fa riferimento a un unico direttivo, e il direttivo dove c'è la colonna mobile che parte per le varie missioni, e la nostra a Torino è una delle migliori. Non lo dico io, lo dicono proprio a livello sia provinciale che regionale, perché abbiamo una colonna mobile molto efficiente, sia dal punto di vista di cucina, di attrezzature, di gente specializzata, perché c'è da dire che adesso a fare il volontario non è più una cosa simbolica, adesso devi fare dei corsi specifici, devi essere addestrato per stare con la gente, devi avere le mansioni giuste per poter lavorare, non si fa più così tanto per fare. Oggi qua infatti ci saranno delle esercitazioni sia da parte vostra che da parte della Croce Bianca e della polizia con i cani. Sì, abbiamo deciso di fare questa piccola esercitazione tanto per avere una dimostrazione di quello che si potrebbe fare durante una ricerca persone, quando praticamente sparisce, come succede ultimamente, e con i cani, in aiuto con i cani, sia quelli molecolari che quelli da strada, diciamo da strada, da prato, ecco, andiamo a cercare questa persona con l'aiuto anche della Croce Bianca, che interviene sul ritrovato. Giovani, come avvicinarsi, visto che comunque la Protezione Civile è un'associazione di volontariato e quindi ha bisogno di tanti volontari? Chi volesse entrare a far parte della Protezione Civile, cosa deve fare? Allora, chi volesse entrare a far parte della Protezione Civile ci può contattare tranquillamente nella sede che abbiamo a Rivara, in via Bartolomeo Grassa, oppure direttamente in comune, dove abbiamo il nostro referente che, praticamente essendo vice sindaco, lui è sempre in contatto con noi. Comunque noi ci troviamo praticamente tutti i giovedì sera in via Bartolomeo Grassa, nella nostra sede ufficiale, e speriamo di invogliare, perché sinceramente i giovani ce n'è pochi che hanno ancora voglia di fare questo. Questo è perché per loro è un impegno, però ti dà anche tanto. È un impegno, però ti dà anche tanto da parte di chi aiuti, e non c'è bisogno dell'emergenza per aiutare le persone. Abbiamo bisogno tutti di aiuto, quindi anche nel nostro piccolo si cerca di fare del nostro meglio. Un aiuto che, come dici tu, la Protezione Civile ha dato anche specialmente in questi due anni
e soprattutto durante il primo lockdown, quando non si poteva uscire di casa. Nel lockdown siamo stati molto attivi, sia per i malati, perché andavamo a fare le consegne della roba da cambiarsi in ospedale, sia per le mascherine, andavamo nell'RSA a consegnare sia i vaccini che mascherine, tutto l'armamentario che c'era bisogno, e per le persone, perché andavamo a fare anche la spesa, cioè prendevamo la spesa e gliela consegnavamo a casa. Quindi diciamo che è stato un periodo molto attivo per noi, più i servizi nelle sedi di vaccino e tutto il resto con gli ospedali da campo e quello che c'era bisogno di fare.